personalmente ho presentato una diffida al sindaco, al presidente dell'AMB, alla polizia municipale e anche per conoscenza all'assessorato agli enti locali. E vi spiego la motivazione, perché queste strisce blu sono nate malissimo. Innanzitutto il regolamento deve passare obbligatoriamente dal Consiglio Comunale. Mai approdato in Consiglio Comunale la delibera sul regolamento, è stata approvata solo dalla Giunta Municipale. E già questo, la legge regionale, l'articolo 32, 142 90 e successive modifiche prevede che è esclusiva competenza del Consiglio Comunale. Già solo con questo basterebbe annullare tutto il provvedimento, ma possiamo aggiungere altre diatribe, altre situazioni che sicuramente vanno ad annullare e deve annullare il provvedimento. Innanzitutto, se ci facciamo un giro per i parcometri di tutta Bagheria, notiamo che c'è un adesivo, campeggia un adesivo dove c'è scritto che non si può utilizzare il bancomat per il pagamento della sosta, e c'è una legge del 1 luglio 2016 che invece obbliga tutti i comuni a mettere il pagamento del bancomat nei parcometri, e questo purtroppo al momento non è possibile farlo qui a Bagheria, e quindi non si può pagare col bancomat. E allora già questo basterebbe per annullare il provvedimento. Ma noi aggiungiamo qualcos'altro in più. Ci sono delle leggi che prevedono, ad esempio, il codice della strada, ecco, l'articolo 7,7 dice che ci vuole un'adeguata predisposizione delle strisce bianche in percentuale alle strisce blu. A Bagheria non esistono strisce bianche, non esistono parcheggi adeguati per poter sostare non a pagamento, e quindi anche questo già basterebbe per annullare il provvedimento. È mai ben noto a questa amministrazione che partire con dei programmi o con dei progetti o addirittura con un'ordinanza esecutiva, io direi che in tutte le democrazie del mondo bisogna concertare prima le categorie. A noi queste categorie, a oggi, a noi non risulta che il sindaco, l'amministrazione abbia concertato i commercianti nel metodo e nell'istruzione in cui voleva fare queste strisce blu. Io sono stato sempre uno di quelli che amo, come si suol dire, il diritto alla legge, amo i servizi, ma non i servizi fatti in questo modo. Io penso che vessare e tassare ancora di più una situazione che a Bagheria è percepibile sotto gli occhi di tutti, penso che andava fatto prima bene il costo-beneficio in base al servizio che noi diamo. Io credo che tutto questo non è stato fatto, ahimè, ancora una volta questa amministrazione continua a non tenere conto soprattutto degli attori principali, che sono coloro i quali ancora oggi, tra cui noi commercianti, penso che riusciamo a tenere in piedi questa città. Io a questo punto direi al sindaco, direi quantomeno di fare un passettino indietro, rivedere un po' la situazione e soprattutto concertare le attività commerciali.